Salve ragazzi, sono TGR99 ed ecco due nuovi esemplari di insetti della mia collezione. Oggi vi farò vedere due cervi volanti. Allora, uno è maschio e uno è femmina. Ora vi farò capire come si fa a distinguerli. Il cervo volante maschio è questo qui, perché ha grosse corna, specie di corna, e invece questa è la femmina. I cervi volanti hanno due paia di ali, le ali con cui si servono per volare, che stanno sotto. E invece due paia di ali, un paio di ali chiamate elitre, che sono queste qua, vedete, che fanno da scudo alle ali, che sono molto fragili. Perché vi starete chiedendo sicuramente perché il cervo volante maschio ha le corna e la femmina no? Perché il cervo volante maschio si serve delle corna per combattere durante la stagione degli amori. Mentre la femmina certamente non combatte e si accoppia con il vincitore, quindi le corna non servono a niente per la femmina. E invece per il maschio sono fondamentali. I combattimenti si svolgono principalmente sugli alberi. E può capitare che il perdente cada dall'albero, ma comunque non muoiono perché sono molto corazzati questi animali. Mangiano legno secco e una volta accoppiati, la femmina depone le uova nei tronchi di alberi. I cervi volanti sono distribuiti in molte zone del mondo, l'Europa, l'Asia, però sono quasi a rischio di estinzione, perché non proprio a rischio di estinzione, ma sono in declino, cioè stanno lentamente diminuendo. Io eviterei di essere morso da questi due, perché hanno una mandibola molto forte, specialmente la femmina, come vedete, la mandibola molto sviluppata. Come vedete, ci sono molti uncini alle zampe per aggrapparsi bene agli alberi per non cadere, perché le corna servono per sollevare il maschio dall'albero, farlo disuncinare, cioè farlo staccare all'albero e buttarlo da giù. Quello che ci riesce prima conquista la femmina. Sono animali veramente molto belli. Volevo far presente al mio pubblico di visualizzatori che questa collezione non imbalsama animali presi dalla natura, ma alleva questi animali appositamente per imbalsamarli, e nessuno degli animali presenti nella mia collezione è a rischio di estinzione. Volevo farvi tenere presente questo particolare, che può sembrare inutile, però è importante. Iscrivetevi al mio canale e noi ci vediamo al prossimo video, ai prossimi animali.